Bene, è arrivato il momento anche per congedarsi da quest'ultimo romanzo, Umiliati e offesi, di Dostoevskij, che ho letto per la prima volta adesso qui con voi, ho finito di postarlo appena ora. A tratti un romanzo difficile da leggere perché non si può essere non presi dall'emozione, insomma, è un romanzo che tocca profondamente i sentimenti umani. Con una capacità di scavare in questi, quasi senza pudore, di Dostoevskij, un'abilità straordinaria in questo, no? E di descriverli. Per cui non si può fare a meno di essere coinvolti nelle loro vicende, ma soprattutto nelle loro passioni, nel loro dolore, nella difficoltà del loro stare al mondo. E a volte anche nelle loro gioie semplici. Quindi un romanzo difficile da leggere proprio per la difficoltà di leggere la commozione, che purtroppo, insomma, la voce tradisce, no? E quindi così. Però, insomma, siamo arrivati alla fine. Questo romanzo si conclude come si è concluso da poco, Così parlò Zarathustra. Allora, sono romanzi lunghi da postare, no? Sono 30 video di questo romanzo, perché ho cercato anche di salvaguardare, almeno nelle ultime parti, la suddivisione in capitoli, quindi di postare capitolo per capitolo, in modo che sia anche più facile da leggere. Adesso, di questi romanzi lunghi, faccio delle playlist in maniera abbastanza accurata, nel senso cerco di metterli in ordine, per cui chi li vuole ascoltare dall'inizio alla fine se li trova tutti in successione. E poi questi come dire, si ricambiano da sé, insomma, si passa al successivo senza problemi. Ma anche e soprattutto è possibile andare al singolo capitolo, quando se ne ha voglia, insomma, di ascoltare in particolare quel capitolo senza difficoltà. Per andare alla playlist, allora cosa fare? Perché a volte mi rendo conto che sia difficile. E allora ho fatto dei piccoli promo, brevissimi, che mostrano, insomma, quali sono i romanzi letti integralmente e che sono già disponibili come lettura integrale. E questi piccoli promo contengono sotto il link che rimanda direttamente alla playlist, dove li trovate uno per uno, appunto, tutti ordinati in sequenza. È un lavoro lungo, ma insomma, cerco di fare anche questo in modo tale che sia possibile, sia utile la cosa, insomma. Una cosa vorrei in cambio di questa fatica dalla quale non richiedo denaro, ed è quella che i miei video li vediate dal mio canale. Insomma. Adesso sapete che i canali sono due, anzi sono tre perché ne ho aggiunto, ma uno insomma è ancora proprio in fasce. Ne ho aggiunto uno dedicandolo ai bambini. Sono due, portano, insomma, quelli importanti, diciamo, sono due. Uno già in qualche modo maturo, l'altro che sta iniziando e al quale vorrei trasferire poi molte, molte cose. Portano tutti il mio nome, quindi insomma si riconosce il mio canale perché c'è il mio nome e anche nella home page di questo canale c'è, diciamo, c'è anche il promo. Perché dico questo? Perché molti miei video sono stati scaricati e poi ricaricati. Allora, diciamo, siccome poi diciamo, anche le visualizzazioni o la fidelizzazione è un elemento diciamo, sul quale fare riferimento per valutare quello che succede, quello che è l'impatto di quello che si fa in questo luogo, insomma, vi chiederei, per permettermi anche di continuare a fare quello che sto facendo, ovviamente. A chi gradisce questa cosa, a chi non piace la mia voce, ho già detto, insomma, non faccia altro. Ma insomma, chi invece mi dimostra di gradire queste cose, lo pregherei di accedere ai miei video direttamente dal mio canale o dai miei canali. Ecco, perché possono fare questo, soprattutto per i video, per i romanzi lunghi articolati in più video. Soprattutto per i romanzi lunghi articolati in più video e quindi magari difficili da trovare, cerco di fare questo lavoro, di darvi un promo, un brevissimo video con il titolo scritto in grande evidente e con il link sotto in modo tale da accedere immediatamente alla playlist dove potete avere tutti i video in sequenza, facili da
da usare e a disposizione. Più di così non so cosa fare. Continuerò a farlo anche per gli altri romanzi che ho letto in passato, diciamo quelli piuttosto sostanziosi soprattutto, in modo tale che sia facile accedervi. Ecco, dico soltanto e ripeto quello che ho detto la volta scorsa, insomma, che adesso di Dostoevskij c'è un campione abbastanza grande per chi vuole avvicinarsi, magari non ha mai fatto, a questo grandissimo autore, perché ho letto, diciamo, quattro romanzi tra quelli fondamentali che lui ha scritto. Mi manca L'idiota, non lo so se lo leggerò. Non mi attira moltissimo come romanzo da leggere L'idiota, però anche perché ho visto un paio di volte lo sceneggiato e così, ma sono problemi miei. La base su cui costruirsi anche un'idea della potenza narrativa di questo scrittore, quindi Karamazov, Delitto e Castigo, Demoni e Umiliati ed Offesi, adesso sono pubblicati integralmente, letti da me, e ovviamente bisogna accontentarsi della mia voce e della mia interpretazione, insomma, per quanto possibile. Però, insomma, chi vuole farsi un'idea di questo grandissimo, uno tra i più grandi, insomma, della letteratura mondiale, insomma, adesso ha anche degli strumenti per farlo. Poi ci sono, sempre letti da me, anche molti altri lavori di Dostoevskij, Le memorie del sottosuolo, Le confessioni di un uomo ridicolo, Le notti bianche, insomma, tanti altri lavori. Però diciamo che questi sono i fondamentali, soprattutto quelli grossi. Allora, la raccomandazione, insomma, che io vi faccio, ovviamente chi non ha voglia di ascoltare non ascolta, ma che voglio invece di ascoltare, di partire dall'inizio e di seguire queste cose, di arrivare alla fine in maniera progressiva, di farlo possibilmente andando sulle mie playlist. Per andarci è facile adesso perché faccio dei promo con il titolo scritto in grande e con il link sotto. Lo ripeto per chi non avesse capito. E questo, se voi lo fate questo dal mio canale, non da altri canali che propongono anche i miei video, non solo magari, ma propongono anche i miei video. Se voi i miei video li guardate dal mio canale, ovviamente mi fate un favore. E poi, insomma, sta a voi, avete voglia di farlo, lo fate, se no pazienza, insomma. Però, insomma, è quel poco di gratificazione che io posso ricavare da questa attività, che comunque faccio perché mi sento di farla, ecco, perché dà soddisfazione anche a me farla. Non la faccio solo per voi, ma insomma, se facendola se ne ricava anche una gratificazione, se non altro in termini di ascolto, beh, insomma, perché no? Grazie, arrivederci.